incontro di stamattina serviva a sensibilizzare l'intera cittadinanza a questa vertenza ormai aperta da circa 2 anni. Non aspettavamo risposte definitive da parte del Tribunale, perché non spetta logicamente a loro, o almeno non spetta adesso, ma volevamo sapere se potevamo comunque sia lavorare con quella calma e quella serenità che ci può far sì che si vengano prese decisioni giuste e in difesa dell'occupazione, dei diritti e di tutto quello che da qui a un po' di tempo ci verrà per certi versi forse anche tolto. Alzare la guardia era un'azione doverosa per certi versi, abbiamo capito che possiamo per certi versi contare sull'appoggio delle istituzioni, sono al nostro fianco e noi con questo margine di manovra che ci è stato consentito e permesso cercheremo di portare avanti la vertenza anche sui piani alti della politica, perché Spoleto possa comunque sia risollevarsi da questa situazione. E confido ancora nel massimo impegno da parte delle istituzioni politiche.